ormai da queste parti a Losanna. Allora, le spiego. Praticamente il nostro compagno, il professore, ci ha, diciamo, coinvolto nella sua passione per questi oggetti d'antiquariato. E praticamente lui, essendo un collezionista e avendo, insomma, questo interesse per questi oggetti antiquariato, siamo venuti qui perché praticamente c'era un affare in ballo tra lui Cifre 6 zeri. insomma, il signor Wellington. E niente, praticamente siamo venuti qui a Losanna, siamo scesi dal nostro treno, stiamo facendo tutta la tratta con l'Orient Express. Siamo venuti qui e c'era questo famoso appuntamento al bar, non mi ricordo il nome. Voi conoscevate il signor Wellington prima di venire a Losanna? Sì, di nome, dai Ah. libri abbiamo. Non avete nessun appuntamento con lui o vi eravate già messi d'accordo per rincontrarvi? No, no, noi siamo venuti a Losanna perché abbiamo, studiando, insomma, leggendo libri, abbiamo saputo il suo nome e le sue grandi collezioni. Praticamente siamo riusciti ad ottenere un appuntamento con questo signore, e che in realtà poi non si è verificato perché l'abbiamo aspettato per lungo tempo in questo bar, è venuto un suo amico ad annunciarci il suo ritardo. Si è protratta per un po' l'attesa, diciamo per Fino a un che paio ora d'ore. siete stati? Credo nel bar siamo rimasti fino a oltre le 11, 11 e mezza, forse pure Beh, questo mezzanotte. potrebbero confermarlo sicuramente i Sicuramente baristi. c'era anche un bel po' di gente, insomma, nel locale. Certo. E niente, questa è la domanda che ho fatto. E cosa le volevo chiedere? Quindi, dopo essere usciti dal bar. Dopo essere usciti dal bar, praticamente siamo andati, abbiamo riprovato a citofonare, cioè non essendo venuto abbiamo pensato si sia protratto a casa, abbiamo Sono più o meno citofonato, ma 5 ore, alcune testimonianze ci dicono oculari, ci dicono che voi siete rientrati nell'hotel nello verso le 4 slot. del Sì, mattino. dopo consiglio Ma quindi delle queste 2, 5 dice. ore... Alle 2 comunque. No, O come hai detto, alle 2 sei tornato all'albergo, ma no. senza No, dormire. erano le 4. Erano 4, mezz'ora, lui il tempo che ci ho messo è tornato Attenzione. all'hotel. Erano le 4. Praticamente O sotto 4, massimo consiglio. No, 3,45, prima minimo delle 2, 3,45. praticamente le 2. Quando? Sì, prima hai detto. Tanto io ho Prima pensato quando? a dormire, fino a dormire 4 Prima ore. quando? Prima, quando hai parlato, hai detto a un certo punto, hai detto. Dicevo che all'albergo alle 2. No, alle 4 lui va Ah, detto, la vabbè. testimonianza alle 4, quelle 4 sì, Ho detto arrivato. che era alle 2. Comunque. Io pure me Come ne ricordavo dicevo, le praticamente. Aspetta, stavo a dire. E niente, dopo questa attesa al bar abbiamo riprovato a citofonare alla sua abitazione senza alcun esito positivo, Questo verso, chiaramente. che ora? Penso verso l'una, l'una e poco. E niente, dopodiché i miei amici, anche loro in preda al panico, perché questo da quello che avevo capito, da quello che so, era un affare molto importante per loro, c'era Cifra in ballo un 6-0. grosso capitale, cifra 6-0, quindi diciamo che Un caso scalpitava strano le. lei come prete, molto interessato vedo a, diciamo, un prete un po' materiale, molto interessato al guadagno. Cioè, Non si vive è di un aggettivo solfa. un po' azzardato il materiale. Non, vabbè. Passiamo a cose un po' più importanti. Sì, non... Molto strano, lei è un parroco molto strano. Molto parroco lei. Strano. Sì, le dicevo quindi. Lei conferma che per 4 ore, 5 ore, voi siete stati in giro per Losanna a cercare il signor Edgar. Alfredo, Sì, sul sì, canale del sì, sì. sottofondo, Per poi. 5 ore. Ovviamente dopo un bel po' di tempo siamo andati in stazione, abbiamo Sì. incontrato una pattuglia che ci ha Sì. consigliato l'albergo. E dopodiché, non sapendo più come passare il tempo, abbiamo provato a cercare di rintracciare un certo Duke d'Essence che ci era stato presentato dal signor Wellington, ma non siamo neanche riusciti a rintracciare la sua abitazione, Bene. niente di che. Uscire, padre. Ti accompagna fuori e ti